Starfield, un videogioco immenso, un'opera al limite dell'utopia, il sogno proibito di qualsiasi fan dei videogiochi di fantascienza. Siamo in un momento in cui è facilissimo lasciarsi prendere dal vortice dell'hype, cosa che era già successa con Cyberpunk 2077, che doveva essere per l'appunto il sogno proibito di qualsiasi amante del cyberpunk e che al netto di tantissime promesse è riuscito a infrangerne parecchie prima del lancio. Ciò nonostante, l'ultimo videogioco di Bethesda, il primo nuovo brand dopo The Elder Scrolls e Fallout, si è presentato come il titolo migliore emerso dalle conferenze dell'estate. Probabilmente un colossal capace di bissare lo straordinario successo di Skyrim, forse addirittura una pietra miliare, e già adesso rappresenta la produzione più interessante fra quelle all'orizzonte. Ma cosa dobbiamo aspettarci veramente da Starfield? Quali sono i problemi che potrebbero emergere? Quali sono le cose che non ci hanno convinto? E quali sono invece quelle verso le quali nutriamo più speranze? Noi siamo dei grandi fan di Bethesda Softworks, non abbiamo vergogna ad ammetterlo. Il momento in cui finiamo di installare un lavoro dello studio e premiamo il pulsante gioca è come il primo giorno di ferie dell'estate, come la finale dei mondiali per un appassionato di calcio, solo che la finale dei mondiali si disputa cascasse il mondo una volta ogni 4 anni, mentre di incipit di opere di Bethesda Softworks ne abbiamo vissuti solo 5 negli ultimi 21 anni, di cui uno solo negli ultimi 10, ovvero Fallout 4. Todd Howard ha fatto una dichiarazione importante. Le nostre esperienze trascinano i giocatori all'interno di nuovi mondi in cui vivere esperienze che sembrano vere a causa delle emozioni che le accompagnano. Ha ragione. Per diverso tempo ci siamo chiesti cosa rendesse tanto attraenti i capitoli della saga di The Elder Scrolls e le scorribande nella post-apocalisse di Fallout, convinti che la risposta risiedesse oltre il velo di quei mondi. La prima camminata che dal villaggio di Riverwood conduce fino alla collina che ospita Whiterun e che avviene mentre qualche cervo attraversa la strada lastricata di pietre e diversi punti di interesse fanno capolino nella bussola, è un manifesto della densità e della cura riposte nel world building dell'opera. Allo stesso modo, le storie silenziose che emergono dall'esplorazione delle strutture sotterranee della zona contaminata di Fallout pompano fiumi di sangue nel cuore pulsante dell'esperienza. È vero che di Starfield sappiamo poco e niente, che potrebbe tranquillamente rivelarsi un capolavoro assoluto, ma personalmente una cosa ci sembra di averla notata. Un'immensa, vastissima distesa di nuda roccia sullo sfondo della luna di Crit nel primo video di gameplay. E la nostra preoccupazione si è fatta ancora più pressante quando Howard ha confermato non solo che sarà possibile atterrare in qualsiasi punto di qualunque pianeta, ma soprattutto che nella galassia saranno presenti oltre 1000 pianeti diversi. Magari siamo noi il problema, magari gli ultimi anni ci hanno resi allergici alle presentazioni di videogiochi che puntano su quanto il mondo virtuale sia enorme, vastissimo, impossibile da concepire. Fra gli RPG open world, le mappe contenute, più piccole e ricamate artigianalmente, si sono sempre e comunque dimostrate migliori rispetto a quelle offerte da mondi più sconfinati e vuoti. Ed è fisiologico che sia così, perché gli artisti possono condensare tutti gli sforzi in un piccolo mondo ricamato su misura. E quindi ci sono delle domande inevitabili che dobbiamo porci. Su 1000 pianeti liberamente esplorabili, quanti potranno mettere in scena un livello di costruzione simile a quello di una singola mappa delle altre opere dello studio? Quanti di questi pianeti non saranno altro che miniere fluttuanti nelle quali raccogliere materiali destinati al crafting? Quanti replicheranno le brutte sensazioni del primo Mass Effect quando si esploravano dei mondi spogli con il Mako? Quanti ospiteranno fredde attività generate proceduralmente, come la caccia a un gruppo di pirati, anziché alzare il sipario su grandi storie come quella della Confraternita Oscura? Durante la presentazione di Starfield è stato detto che questa è la naturale evoluzione della filosofia di Bethesda Softworks, e probabilmente è vero. Chi l'ha detto ha ragione, l'abbiamo già visto con Fallout 4, quando il miglioramento dei sistemi sparatutto e l'introduzione di una grossa costola di gameplay dedicata al crafting hanno preso il sopravvento sulla costruzione del mondo, sugli elementi da gioco di ruolo e sulla struttura del racconto. Quello è stato un primo passo verso l'evoluzione, eppure è stata un'evoluzione che per certi versi ci ha fatto storcere il naso. Quando anziché una grande storia o una fazione ci si trovava davanti un'officina, non si poteva fare a meno di sentirsi vecchi. A onor del vero, Starfield si presenta con tutta la sua ambizione come il primo vero balzo generazionale nella nuova era delle console per videogiochi, e questo è indubbio. Non stiamo parlando di grafica o di sistemi, ma di concetto. Anche solo quella di sedersi a un tavolo e concepire
un RPG nello spazio nel quale esplorare 1000 pianeti diversi sarebbe stata considerata un'idea al limite del ridicolo fino a qualche anno fa. Eppure c'è un'ultima domanda che non riusciamo a toglierci dalla mente. Quali sono gli elementi che hanno sempre reso grandi le opere di Bethesda Softworks? Forse si tratta dell'adrenalina che accompagna le fasi sparatutto? Forse dei sistemi di crafting o della presenza di loot leggendario? Oppure delle inconcepibili dimensioni dei mondi virtuali? Secondo noi, non sono questi i segreti dietro al successo delle opere di Bethesda. Il segreto risiede nella cura dedicata alla scrittura di quei mondi, alla componente del dialogo, nell'impronta personale imposta dall'elemento da gioco di ruolo, nella costruzione di mappe dense e sempre intrattenenti, nella costante presenza di storie da svelare e in tutti questi altri elementi. Magari alla fine Starfield sarà basato su tutte queste cose e anche su qualcosina in più, ma non sono assolutamente le qualità su cui Todd Howard ha puntato per presentare al mondo intero la sua ultima produzione. Sappiamo benissimo che i giocatori che amano leggere ogni manoscritto posizionato sulle librerie delle baite di Skyrim sono una specie in via di estinzione, e quando l'obiettivo, citando Phil Spencer, è quello di rendere Starfield il videogioco più giocato tra tutti i titoli della casa, è naturale che per mostrarlo a milioni di persone si scelgano gli elementi più mainstream. Costruzioni, sparatorie, l'esplorazione di un mondo immenso. Ma passiamo alle cose più concrete. Che cos'è effettivamente Starfield? Starfield è un GDR Open Galaxy che adotta la formula tradizionale di Bethesda Softworks, pertanto potremmo intenderlo come un Fallout nello spazio, o meglio, in una galassia in cui ci saranno diversi sistemi e diversi pianeti completamente esplorabili. È già confermato che alcuni di questi pianeti saranno generati proceduralmente, mentre altri saranno stati realizzati a mano dallo studio, e questo è un elemento molto importante data la presenza di una narrativa principale impattante che avrà una durata di circa 30 o 40 ore. Un aspetto che sicuramente è sfuggito a tanti riguarda i tratti e i background mostrati fugacemente nella parte dedicata all'editor del personaggio, un editor che tra l'altro per quanto riguarda l'aspetto estetico è stato fondato su un programma di analisi del DNA. Studiando i singoli frame del video è possibile scorgere almeno 5 classi iniziali che, come ogni GDR vuole, sono solamente un accenno alla complessità che possono raggiungere le build proseguendo nell'avventura. Dalla schermata mostrata si possono inoltre notare 16 background, ma il cursore denota la presenza di ulteriori alternative scorrendo verso il basso. Alcuni esempi sono cuoco, diplomatico, cibernetico e medico da combattimento, e ognuno di essi avrà 3 skill iniziali che aumenteranno progredendo nel gioco, sbloccando punti in quello che appare un complesso ma molto affascinante albero delle abilità, suddiviso in fisico, sociale, combattimento, scienza e tecnologia. Per farvi un esempio, il cuoco ha l'abilità di creare cibi e bevande speciali, al 10% di danni in più in mischia e guadagna 30 punti extra in salute. Il diplomatico ha invece una maggiore percentuale di possibilità di successo nelle sfide di eloquenza, può forzare un NPC bersaglio al di sotto del suo livello a smettere di combattere per un po' e acquistare al 5% e vendere con una maggiorazione del 10% presso i mercanti. Già questi primi esempi lasciano molto spazio all'immaginazione sulla creazione del personaggio, ma l'intricata rete di customizzazione non sembra finire qui. Potremmo infatti optare tra 16 tratti diversi per il personaggio, fra i quali solo 3 potranno essere selezionati. Da qui si può già intravedere la tipica vena artistica e l'umorismo tagliente di Bethesda, a testimonianza della profondità che il background potrà raggiungere e delle missioni che il PC sarà chiamato a svolgere. Il tratto Kid Stuff, ad esempio, consente di andare a trovare i propri genitori e visitare quindi il proprio pianeta natale, ma facendo questa scelta, il 10% del denaro che guadagneremo sarà dedotto automaticamente dalle nostre ricompense e inviato alla famiglia per mantenerla. Ancora, con il tratto Starter Home avremo a disposizione una piccola casa tutta nostra su una pacifica luna, ma il nostro viaggio inizierà con un debito verso la banca Gal Bank di 50.000 crediti, probabilmente i soldi spesi per costruire quell'oasi di pace. Purtroppo al momento non abbiamo avuto occasione di scoprirne altri, ma dai nomi presenti nell'elenco è possibile immaginare dove questi vogliano andare a parare. Ogni tratto sembra reggersi su un equilibrio fra bonus e malus che determina l'andamento della partita. Probabilmente i tratti più importanti influenzeranno anche alcune quest o saranno presenti missioni esclusive in base ai tratti acquisiti. Come accennato poco fa, a tutto ciò si aggiungono anche le abilità, che non sono state mostrate completamente all'interno del trailer, il che rende quindi quasi impossibile speculare a dovere. Quel che abbiamo notato è che ognuna di esse sembra avere una barra di progressione per essere
essere sbloccata e associata a una challenge specifica. Nel video vediamo ad esempio una sfida che richiede di uccidere 150 nemici senza mirare, l'obiettivo necessario per aumentare la stabilità dell'arma. Inoltre, ognuna di queste abilità ha un rank e al progredire di livello aumenterà il bonus percentuale intrinseco di quell'abilità specifica. L'avventura può essere approcciata sia in prima che in terza persona e il personaggio non sarà doppiato, ma potrà esprimersi selezionando le linee di dialogo ideate dagli sviluppatori, un po' come succedeva in Fallout 3 e per l'appunto anche in Skyrim. Aver tagliato questo aspetto di doppiaggio non deve preoccupare, anzi significa che le risposte potranno essere molto più articolate e numerose, tanto che a quanto dichiarato il numero potrebbe aggirarsi sulle 150.000 linee di dialogo solo per gli NPC. Pensate che Skyrim ne aveva solamente 60.000. Nonostante ci sia ancora qualche dubbio riguardo al sistema di loot, dal video presentato abbiamo scoperto che potremo raccogliere risorse e crediti dai cadaveri, come quelli dei pirati che ci attaccheranno. Inoltre, nelle strutture si potranno trovare delle casse da sbloccare con una combinazione che ricompenseranno con armi o gadget. Non è chiaro però se ci saranno veri e propri collezionabili, né se i nemici potranno essere buttati direttamente per ottenere oggetti essenziali o armi oltre ai crediti, così come non è chiaro se l'intera oggettistica della scenografia potrà essere raccolta come avviene solitamente in Fallout. Se è ancora nebulosa la quantità e il tipo di ricompense che Starfield offre, Todd Howard ha fatto chiarezza sulla vastità del mondo di gioco. Come discusso in precedenza, i pianeti su cui atterrare saranno più di 1000 e assieme alla trama questo è l'argomento che lascia più spazio alle ipotesi e ai dubbi. Saranno tutti unici? Quanta varietà avranno? Potremmo atterrare in qualsiasi punto? Saranno scarni e vuoti per essere così tanti? Parlando di cose più concrete, vi basti pensare che con molta probabilità sarà possibile visitare la Terra del futuro, dato che nel gameplay trailer si è scorto il sistema di Sol, peraltro molto vicino al mondo di partenza dell'avventura di Starfield. Inoltre, Bethesda ha già dichiarato e confermato che Starfield avrà 4 città principali completamente esplorabili e la capitale New Atlantis è quella più grande mai realizzata dalla compagnia. Un altro importante elemento di gameplay che vale la pena di discutere riguarda la personalizzazione della nave, o magari anche di più navi. Questo aspetto non è da considerarsi così banale, perché nessuno dei videogiochi che il web si sta divertendo ad associare all'opera di Bethesda presenta la varietà che Starfield sembra mettere sul piatto. Non si tratta infatti di semplici colorazioni o scritte, ma di veri e propri moduli dell'intera nave che riguardano ad esempio anche il sistema di atterraggio. Dagli elementi a schermo sul cockpit si vedono indicatori inerenti all'appena citato atterraggio, il che ci fa pensare che sia possibile optare fra pilota, automatico o manuale e avere un controllo quasi totale sulla nostra navetta. Inoltre, cosa che non era scontata, sarà possibile rubare le navi altrui proprio come se fossero le auto di Grand Theft Auto. Modificare la nave sarà molto costoso e per ovviare alla mancanza di denaro per acquistare determinate componenti potremo entrare in possesso dei progetti e costruirli noi stessi, ovviamente limitando la spesa ai soli materiali che ogni pezzo richiede. In ultimo, non si può non menzionare la costruzione delle basi, anch'esso un tassello fondamentale nell'economia dell'esperienza di gioco. A quanto sembra sarà possibile tramite un semplice editor molto simile a quello di Fallout 76 posizionare strutture sul terreno e dar vita ai nostri personali hub, con quelli che sembrano stanze dedicate alle culture, ai laboratori e tanto altro. Tra questo tanto altro ovviamente spicca la possibilità di reclutare un equipaggio e portarselo dietro nelle proprie scorribande. Ma dopo aver espresso tutti quelli che sono i nostri dubbi e dopo esserci tuffati a capofitto nelle meccaniche di gioco emerse dal primo video gameplay, non c'è modo migliore di chiudere quest'anteprima parlando della trama, l'elemento che potrebbe fare da collante fra i nostri dubbi e le meccaniche dichiarate. Starfield è ambientato nell'anno 2330 e racconta la storia di un'organizzazione spaziale chiamata Constellation, organizzazione che è responsabile dell'esplorazione dei confini dei Desettled System, ovvero una bolla di sistemi colonizzati dall'umanità e probabilmente anche da razze aliene. Il design director di Bethesda, Emil Pagliarulo, ha raccontato gli eventi antecedenti all'inizio di Starfield, ovvero il fatto che nel 2310 le United Colonies e il Freestar Collective, ovvero due delle fazioni principali del titolo, hanno avviato una guerra delle colonie. Questa guerra è culminata in una pace molto traballante e i sistemi colonizzati attorno al sistema solare sono diventati un luogo particolarmente temibile. Il protagonista di Starfield sarà proprio una nuova recluta dell'organizzazione Constellation che dovrà proprio muoversi nel cuore dei Settled Systems e svelarne i segreti, risolverne i problemi probabilmente.
Fin qui niente di strano, anzi Bethesda ci ha già detto che potremmo aspettarci le classiche tematiche presenti nei titoli di Bethesda, ovvero fanatismo religioso, politica, fantapolitica e tantissime altre ispirazioni. L'unico elemento su cui la casa si è veramente sbottonata è la struttura delle città presenti nel titolo. Di New Atlantis abbiamo già parlato e sarà la metropoli più grande mai realizzata da Bethesda e probabilmente il quartier generale di Constellation. Accanto a lei esiste Neon, che probabilmente è la città cyberpunk che è stata mostrata all'interno dei trailer. Nota come la città del piacere, è piagata dalla diffusione di una droga psicotropa chiamata Aurora. Infine c'è Ankhyla, che è la capitale o comunque il quartier generale del Freestar Collective, la principale organizzazione opposta probabilmente anche a Constellation presente in Starfield, e sarà molto interessante scoprire a quante di queste fazioni ci si potrà effettivamente unire e quali segreti si nascondono nei vicoli di queste città. La nostra speranza è che sotto questo spesso velo di comunicazione e sotto la voglia di esagerare risieda ancora quella stessa anima che ci ha fatto innamorare del Vardenfell, che ci ha trascinato dolcemente fuori dal Vault 101 e che ci ha risvegliato di colpo sopra la carrozza circondata dalla nebbia accanto a Ralof di Riverwood e Ulfric Manto della Tempesta. E anche se alla fine non sarà così, anche se oggi siamo un po' preoccupati, al momento del lancio saremo di fronte alla console come se fosse il primo giorno di ferie dell'estate, la finale dei mondiali. Sarà la sesta volta in 21 anni in cui si potrà mettere mano a un'opera di Bethesda Softworks, nonché la prima volta in cui non si tratterà di The Elder Scrolls o di Fallout. E quando tutto sarà finito, speriamo di poter pensare alle stesse identiche parole che abbiamo rivolto a Bethesda la prima volta che abbiamo visto i titoli di coda di Morrowind, ovvero: non cambiate mai.